Buongiorno e buon inizio settimana per voi, per me è fine settimana perché sto registrando di venerdì. Questa settimana è stata un po' caotica, specialmente per i video, per il fatto che ho messo due o tre video un po' così random. Facevo delle clip così non parlate e mi scuso per questa cosa. E dato che ve l'ho detto, questa settimana è incominciata non proprio bene, anche per il problema del team pacco di Yoroshi che ho spaccato. Non è che ho probabilmente spaccato il tappo di un prodotto, ma poco ci manca. Da come ho capito mi faranno una nota di credito, quindi lo dovrò riordinare sempre con le credenziali di mia madre. L'unica cosa è che non so quando passano a ritirare il prodotto per fare il reso. Io tanto ho già fatto il pacchetto e tutto quanto, e la mia responsabile mi farà sapere. Per il bollettino non so che fare, lei mi ha detto volendo lo potrei anche pagare, tanto sul prossimo ordine con profilo di mia madre in teoria non lo dovrei ripagare perché mi fanno una nota di credito, e da come ho capito ancora costa, come ho detto nel video, uno di video, non so quale, sta ancora a 22,95-23 euro, e mi va anche bene. Per il bollettino l'unica cosa mi ha detto di aspettare un pochino per vedere cosa dicono e poi mi farà sapere come fare con questa nota di credito per rifare l'ordine. E ho anche col profilo di mia madre, se faccio un ordine a 35 euro ho una crema corpo con il guanto esfoliante. Mi interesserebbe non tanto per il guanto ma per la crema, insomma. Mi sto dicendo che questa settimana è stata un po' caotica perché lunedì sono andata a lavorare, poi martedì, diciamo è stato da lunedì pomeriggio fino a ieri, giornata in cui diciamo stavo rodimento. È stata una settimana in cui più stavo fuori casa e meglio era. Poi ieri, come vi ho detto nel vlog di venerdì, mi è arrivato un pantalone, cioè mi è arrivato, stavo a casa di una mia amica, un'amica di mia madre, e qui mi ha fatto esattamente giusto questi pantaloni. Tutto un vestito, tutto quanto, vado a rigirare il pantalone al contrario per levare meglio l'imbastitura, un casino sotto, quindi ho dovuto rismontare una buona parte, rimbastire, e un pezzo ho dovuto smontare tipo altre due volte per poterlo fare bene, perché non mi piace, se è roba per me mia non me ne frega niente, ma se è per roba per gli altri mi urta un botto lasciarla incasinata. Quindi per queste cose bisogna fare molta 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 attenzione. E per fortuna ieri mia nipote è voluta andare via presto perché non c'era il padre a casa, era partito e voleva vedere se il padre era tornato e se le aveva portato un regalo. Adesso di preciso il regalo non so se gli ha portato, comunque ieri sera è tornato. Quindi non so niente. Me lo dirà mia madre quando torna fra un pochino perché è andata a accompagnare Pimba all'asilo. E mo sta da questa amica sua che mi ha dato i pantaloni, un'ora di portare i pantaloni, due a farsi una chiacchierata, fa anche bene. E tra un po' dovrei andare, uno, in farmacia, due, vorrei andare a trovare una mia amica, che mia madre gli doveva portare delle uova che le aveva pagato, questa mia amica ha pagato. Se vedete un cerotto alla mia mano, io mi sono tagliata questa parte qua con il filtro della lavastoviglie. Non so per quale motivo, c'era qualcosa di appuntito, di tagliente o tipo uno stuzzicadente. Io dopo non ho più trovato niente di appuntito, ma un taglio che fa male cane.
Se io mi lavo il cerotto non succede niente, però dato che sta proprio qua e ieri per cucire mi batteva qua perché per fare un lavoro tengo le dita in questa maniera qua, per appoggiare addosso la macchina mi faceva un male cane, un male assurdo. Ho detto, senti, mettiamo il cerotto, almeno sta sicuro. E sta settimana è andata così, più mi sono arrivate due tende che devo fare urgentemente, che mi impiccherò perché non ho tavoli lunghi più di 2 metri, perché una mi ha detto è 2,07 metri, l'altra 2,14 metri, mi ha detto di farlo un po' più lungo, uno faccio 2,10 metri, l'altra faccio 2,15 metri, comunque avrei fatto sempre un po' più lungo, per se in caso non andava bene la misura di questa persona che mi fidi tanto. E avevo iniziato anche un video in cui organizzavo un sabato lavorativo, ovvero dovevo aggiustare delle cose per me, di cui una già l'ho fatta, io ho fatto vedere questa è la clip, un'altra fodera che devo finire, un pantalone che devo finire e fare uno smanicato che è tipo da Natale, che è smontato per la lampada. Quindi qualcosa mi inventerò. Oggi vorrei fare queste dannate tende che lei mi ha detto sono urgentissime, che poi mio padre ogni tanto gli va a fare dei lavori così, tipo potatura, roba del genere, e detto falle con calma perché ti dice urgente, ma poi però anche se dice che è urgente e poi mi viene appena fra una settimana, comunque io le devo fare comunque, quindi prima le faccio, prima me le tolgo di mezzo. Ho dovuto cambiare mano perché mi fa male il braccio. Sto iniziando a utilizzare lo shampoo Pure Detox di Yves Rocher, pare che li pulisce bene perché mio padre ha detto che ultimamente non c'è. I prodotti di Yves Rocher non gli piacciono tanto per il fatto che gli danno fastidio l'odore, quindi ho detto, senti, io ho dovuto comprare lo shampoo della Nitra, diciamo da Maurice, e gli ho detto, vabbè, no, lo shampoo, il bagno doccia. Ho detto, a questo punto ti lascio lo shampoo della Neuto Roberts, io utilizzo quell'altro. Allora, li usiamo solo io e mia madre, e devo dire che con il balsamo va molto meglio e li trovo un po' più forti. Non trovo più, qua c'avevo qui in mezzo un ciuffetto di capelli totalmente tagliato, spaccato, e non l'ho, a parte che ci ho sempre legati, però ieri mentre ce l'ho non l'ho più visto, sentimenti sta ricrescendo e sta prendendo la piega del capello, quindi non trovo più capelli sopra al letto, quindi che mi cadono, e neanche sotto al letto, perché ne perdo tantissimi di capelli, non solo a ottobre, novembre, quando è periodo di castagne, ma io li perdo tutto l'anno. Quindi questo balsamo anticaduta io lo promuovo alla grande. Comunque, se si usa la combinazione shampoo anticaduta e balsamo anticaduta, andrebbe meglio. Io mi sono resa conto che utilizzando uno shampoo qualsiasi al di fuori di Yves Rocher sì, funziona il balsamo, ma non come se utilizzi uno shampoo di Yves Rocher. Ovviamente dopo la combo ovviamente funziona molto di più. Io mi sono ritrovata ad avere un capello molto più sì, sembra è crispo perché io purtroppo non faccio piastra, non faccio niente. Sento i capelli molto molto più sani. Questa sarà una pura coincidenza e riesco anche, invece di lavarmi ogni 2 giorni, riesco a lavarmi ogni 3-4 giorni. Non sento l'urgenza di pulire tutto, è che mi vedo i capelli grassi, poi arrivo al limite in cui tizia è ora di lavarti i capelli. Quindi sono riuscita a spostare di 1 o 2 giorni il lavaggio dei capelli. No, sarà pure una coincidenza, ma è così, ve lo garantisco. Farò una recensione su
il secondo canale, dovrei ancora mettere una recensione dei tuoi prodotti, non di crochet ma di cibo. Già ce l'ho registrato, lo devo solo editare, ma non è che mi va tanto. Allora, sì, sono in bagno. Oggi stamattina non è che ho fatto granché, a parte sono uscita, sono andata a trovare una mia amica, che anche lei è in Eurochè, non con me. E dopo sono tornata a casa, mi sono messa da parte a cucinare, mi sono messa a fare delle tende, le tende che dovevo fare. E non è che mi va tanto, infatti faccio un taglio una, dopo taglio l'altra, lascio perdere e faccio quelle altre due che ne ho qua. Diciamo, sono due coppie, una coppia devo fare di una misura, l'altra coppia di un'altra. Adesso sto montando. Volevo fare una cosa sbrigativa, nel senso mettere le spille e passare a macchina, ma non ci sono riuscita. E in quanto è una roba piccola, è una cosa una bella lunga, e adesso sto facendo l'imbastitura, però non riesco tanto a lavorare perché ho questo dito, non so se riuscite a vedere, è screpolatissimo. Non faccio altro che col tagliaunghie a togliere tutte le ste cavolo di pellicine. Purtroppo qui da me cioè non è che fa freddo, però tira quel vento umido e mi si screpolano le mani, e poi sto toccando spesso l'acqua e non è che favorisce tanto. Tra un po' arriva mia nipote, tra una mezz'oretta circa, 20 minuti circa, e devo mettere in ordine anche il letto perché è un tale casino, e devo far sparire un DVD, non perché non voglio farlo vedere a mia nipote, ma lo vuole vedere, sta 5 minuti e dopo me lo fa togliere, quindi lo devo togliere, anche so, cioè anche lo devo rimettere a posto, non è che lo devo togliere, e via. Mi va tanto di fare le tende, però comunque cioè è un favore che questa signora mi ha chiesto. Io odio fare la tappezzeria, però negli ultimi anni, oltre questa signora e altre persone, mi stanno chiedendo di rifare, che ne so, i cuscini del divano. Sempre una signora diversi anni fa, prima del Covid, mi ha fatto rifoderare tutto il divano, però adesso non so se ce l'ho ancora. Una zia mi ha fatto fare i cuscini, sempre questa zia mi ha fatto rifare anche i cuscini del dondolo, se vi ricordate l'anno scorso di sto periodo, quei cuscini color ocra, se ve lo ricordate, adesso ve li metto qua, lo spezzo nel video, la foto, se me la ritrovo. Se vado su Instagram o su Facebook, con le pagine in cui tratto di cucito, lo troverò sicuro. Oggi sono convinta che sia sabato, invece che venerdì. Sto fuori da capoccia. Domani volevo mettermi a fare delle cose mie, ma se devo fare queste tende, se riesco, le faccio stasera, quando va via mio nipote, proprio alle 7. Mentre si cuce alle 7 non è che sia proprio il massimo, soprattutto per me che ultimamente non sto vedendo tanto bene, vedo scado e arrivo la sera che sto proprio in tilt con gli occhi. Più devo fare un tendone di fuori, che in teoria dovrei tagliare e accoppiare, però l'unica cosa che mi rompe un pochetto è il fatto che è lungo 4 metri. Devo fare 4 pezzi da 4 metri.
fuori. Guarda caso, io quando mi metto a fare una determinata cosa, per me scappano fuori il mondo, ma anche se io faccio per terze persone, scappa fuori il mondo di lavoro. Poi sono quei periodi che sono totalmente morti, che io non faccio praticamente niente. Esempio, questa settimana tra le pulizie, adesso mi ricordo questa, tra chi poi mi ha aiutato martedì è entrata alle 11 e un quarto, infatti vedete i video che sono un po' così, perché io per lo più li giro la mattina i video, quindi ritrovarsi dopo a girare solo quell'arco di tempo dalle, che so, dalle 2 alle 4, 4 e mezza, stai un tantino fuori di testa. Quindi vediamo come va oggi e domani, soprattutto domani e sabato, perché domattina mia sorella deve andare al lavoro e se non piove, io sto con mia nipote al parco giochi. Se proprio piove, non lo so, o la portiamo al gonfiabile vicino casa, però ha un costo di 3 euro per 20 minuti e 6 euro tutto il tempo che vuoi, però non so se mia sorella vuole spendere questi soldi, cioè anche mettendo 6 euro li vuole spendere, quindi vediamo un po'. O al massimo dico a mia madre, portami te Orazia al da una zia, una cugina di mio padre che mia nipote la adora, sia se posso stare lì con lei, se piove un'oretta, che tempo loro che fanno spesa, e se dovesse proprio piovere, ma vediamo cosa succede domani. Domani volevo fare un vlog, però se sto a fare il tendone, sti 2 giorni, molto probabilmente non so se riuscirò a fare video, non lo so, perché volevo fare anche un tiramisù. Perché ultimamente ho voglia di tiramisù, mio padre mi ha dato anche i soldi per comprare gli ingredienti per fare il tiramisù, faccio la dose di 250 grammi di mascarpone, che sarebbero circa 3 uova. Non ho voluto fare da mezzo chilo perché dopo ne viene tanto e lo devo surgelare, francamente non mi va tanto, quindi pensa che ho dato mio nipote. Vabbè, concludo qua questo video, noi ci vediamo martedì con un video, sperando di riuscire a girare qualcosa. Comunque andate sulla community che c'è sta un posto, un sondaggio in cui vi chiedo se volete continuare a vedere 5 video a settimana o 3 video a settimana. Noi ci vediamo martedì e ciao!